Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Ogni tanto riprendiamo qualche argomento, qualcuno è più interessante, qualcuno meno. Chiaramente tutto ciò che è l'assetto ormonale dell'uomo ci interessa molto, però io mi occupo anche di infertilità maschile e poi da urologo devo obbligatoriamente ogni tanto affrontare argomenti di urologia, anche se l'andrologia rimane chiaramente più stimolante da un punto di vista della ricerca. Per quanto riguarda infertilità maschile, è bene ripuntualizzare quanto lo spermiogramma, che tra l'altro adesso viene valutato secondo linee guida del WHO 2021, per cui dobbiamo adeguarci ai nuovi riferimenti che si discostano di poco da quelli che eravamo abituati a confrontarci del 2010. Ricordiamoci come non sia un esame predittivo, cioè non possiamo in base ai numeri definire se la persona è fertile, meno fertile, o ci sono possibilità. Chiaramente ci dà un orientamento di quello che può essere un percorso della coppia, ma teniamo sempre conto che non possiamo integrare, non ci sono algoritmi che permettono di integrare i parametri e definirci quindi in maniera univoca e assolutamente indiscutibile quello che può essere il percorso. Chiaramente fra i parametri importanti metto sempre al primo posto la mobilità. Posso avere anche 300 milioni di spermatozoi con 8% di forme normali, ma se la mobilità è zero, questo spermatozoo non sarà mai in grado di raggiungere l'ovulo. È importante sempre considerare quanto l'ambiente ossidativo e ossidante che circonda lo spermatozoo, quindi il liquido seminale, sia importante perché un eccesso di ossidazione crea danni cellulari, crea danni al DNA della spermatozoo, andando a sovvertire proprio l'architettura del DNA. Sappiamo sempre più come vi siano delle condizioni proprio di architettura della cromatina legata alla presenza di gruppi metile, acetili, la presenza di istoni che permettono di dare una conformazione particolare. La presenza di stati ossidativi può creare frammentazioni del DNA e quindi questo spermatozoo apparentemente normale, se ha un DNA frammentato, non sarà in grado all'interno dell'ovulo di dar luogo all'inizio di una gravidanza, oppure questa potrebbe interrompersi in maniera precoce, quindi non andare a termine. E quindi quando abbiamo un'apparente normalità, ma la gravidanza non arriva o abbiamo una poliabortività, ricordiamoci di andare a eseguire anche un test di frammentazione, cosa che ormai io consiglio sin dall'inizio, onde evitare ripetuti passaggi. Spermiogramma, spermiocultura e lo spermiogramma con test di frammentazione dovrebbe diventare, secondo me, un'abitudine per tutti noi medici che ci occupiamo di infertilità maschile, diciamo. In questo articolo che ho scritto, e con questo vi saluto, però non me ne vogliano, continuo a indicare quanto l'età della donna sia importante. Questo studio che vi riporto ha evidenziato come un'età superiore ai 32 anni, non che sia una condizione di ostacolo totale, però abbiamo un ovulo che ha 32 anni, abbiamo un ovulo il cui DNA ha subito processi di metilazione, di acetilazione, quindi anche qui abbiamo un corredo, chiamiamo così, genetico, alterato. Questo lo dico quando le gravidanze non arrivano e che potrebbe chiaramente ostacolare quello che è il normale innesto della gravidanza. Quindi anche l'ovulo che inizia ad avere un'età superiore ai 32 anni rende a parità di spermiogramma meno facile l'inizio di una gravidanza. Quindi ecco, non è solo lo spermiogramma responsabile, ma anche l'età dell'ovulo. Lo stesso spermiogramma, dico sempre ai miei pazienti, può essere ottimo con una diciottenne, buono con la 25enne e discreto con una 35enne. Non me le vogliono le donne, non sono colpevoli se la gravidanza non arriva, ma cerchiamo sempre di capire che l'ovulo, mentre i nostri spermatozoi, pur con problematiche di conformazione o a livello di anche epigenetico, ma si rinnovano ogni 3 mesi, l'ovulo ha l'età della donna. Quindi cerchiamo sempre di integrare la nostra conoscenza considerando tutti questi punti e tutti questi parametri. Poi ci sono percorsi assistiti che facilitano alcuni aspetti, ma l'età dell'ovulo rimane quella, quindi teniamone conto. Con questo vi saluto, vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.